Buongiorno, ti do il benvenuto in questo nuovo contenuto. Se non fossi già iscritto al canale, mi presento brevemente, io sono l'avvocato Claudio De Feno e diciamo mi considero un appassionato della materia condominiale, nonché esperto, infatti partecipo a molti convegni riguardanti la formazione obbligatoria per gli amministratori condominiali, quindi corsi di aggiornamento, il cosiddetto DM140, nonché partecipo a convegni che riguardano praticamente sempre la formazione obbligatoria, ma sono propedeutici al rilascio poi dell'attestato per l'esercizio della professione di amministratore condominiale. Detto questo, oggi in questo brevissimo video vi voglio parlare di un aspetto e di una problematica che ho riscontrato praticamente esserci all'interno delle assemblee condominiali, cioè il controllo delle deleghe che vengono portate da un condomino, deleghe che sono rilasciate da altri condomini. Allora, partendo dalla disposizione normativa base che regola il concetto di deleghe, vi dico subito che è l'articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice Civile che ci dice che qualora in un condominio vi fossero più di 20 unità immobiliari, il numero massimo di deleghe che può portare un condomino è pari a un quinto dei condomini e del valore millesimale dell'edificio. Quindi questo è un punto base. Il controllo delle deleghe deve essere sempre effettuato prima dell'inizio dell'assemblea, quindi prima dell'apertura dell'assemblea, dal presidente nominato. Sappiamo infatti che nelle assemblee condominiali deve essere sempre obbligatoriamente nominato un presidente e un segretario. Il ruolo del presidente, appunto, oltre a rivestire altri compiti, è anche quello di verificare appunto le deleghe. Quindi ricordatevi questo principio base. Articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice Civile ci dice che in un condominio con più di 20 condomini il numero di deleghe che può portare un condomino all'interno dell'assemblea condominiale rilasciate da altri condomini che non possono partecipare non deve superare un quinto dei condomini e del valore millesimale complessivo dell'edificio. Qualora invece si trattasse di un edificio con meno di 20 unità abitative, in quel caso le deleghe sono libere, quindi possono essere rilasciate qualsivoglia tipo di numero di deleghe al singolo condomino. Però attenzione, perché bisogna verificare sempre quello che è il regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero predisposto dall'originario costruttore. Infatti, nel regolamento condominiale vi potrebbe trovarsi una clausola ad hoc che riguarda proprio la tematica delle deleghe. Se ad esempio abitate in un condominio con meno di 20 unità abitative, nel regolamento condominiale di natura contrattuale vostro viene inserita una clausola che dispone che il numero di deleghe massimo che può portare un condomino è pari a 2, è chiaro che se quel condomino porterà, o qualsivoglia condomino, porterà deleghe numero 3, quindi 3 deleghe di 3 condomini diversi, la delibera assembleare è inficiata da un vizio di annullabilità che potrebbe essere sollevato o dallo stesso condomino, da un condomino presente, diciamo, in assemblea, le cui statuizioni sui punti all'ODG prese dall'assemblea a maggioranza non gli vanno bene, quindi potrebbe cogliere la palla al balzo e impugnare la delibera assembleare per eccesso di deleghe perché non rispettata prende la clausola del regolamento condominiale. Oppure potrebbe essere comunque impugnata la delibera assembleare eccependo il vizio di annullabilità anche nel caso di un condomino assente che non fosse quindi presente all'assemblea condominiale, che gli fosse, diciamo, in qualche modo notificato il verbale assembleare successivamente, le cui statuizioni non fossero di suo gradimento e quindi anche in questo caso potrebbe prendere la palla al balzo per in qualche modo impugnare la delibera assembleare eccependo il vizio di annullabilità. Quindi controlliamo praticamente sempre e chiediamo sempre al presidente dell'assemblea condominiale di verificare se le deleghe rispecchiano il numero massimo consentito dalla legge, quindi articolo 67, disposizione attuativa del Codice Civile che vi ho citato prima, che prevede, come ho detto, per complessi condominiali che hanno più di 20 unità abitative, un numero massimo di un quinto dei condomini e del valore trente millesimale, quindi ci deve essere praticamente il doppio parametro di riferimento, un quinto dei condomini e del valore millesimale. Se invece abitiamo in un condominio, dovessi abitare in un condominio che ha meno di 20 unità abitative, comunque bisogna sempre controllare le clausole inserite all'interno praticamente del regolamento condominiale di natura contrattuale, perché comunque quella clausola là è inderogabile. Quindi ci esporremmo a rischio, un eventuale mancato controllo ci esporrebbe a rischio di impugnativa di una delibera assembleare per vizio di annullabilità.
La delega, vi ricordo, deve essere sempre fatta in forma scritta, non è possibile farla in forma verbale, via email, mandata prende sul telefono in sede di convocazione. No, portatevi la delega sempre preventivamente e la consegnate all'amministratore in forma scritta per evitare qualsivoglia tipo di contestazione. Vi ho detto già che il controllo prente delle deleghe deve essere da parte del presidente, ancor prima che si apra l'assemblea condominiale, quindi ancor prima che vengano discussi i punti all'ODG. Questo mi raccomando, è molto importante perché in molte riunioni assembleari alle quali ho avuto, diciamo, modo di partecipare, ho visto che o il riscontro prente non è stato fatto, il controllo sulle deleghe non è stato fatto, o comunque è stato fatto dopo, quando l'assemblea già si era chiusa e qualcuno si era già allontanato dall'assemblea. In realtà il controllo sulle deleghe deve essere fatto prima. Vi ho detto che l'organo, appunto, ripeto, propedeutico a fare questo controllo è appunto il presidente dell'assemblea. Qualora poi vi dico un'ultima cosa, un'unità abitativa vi dovessero essere più comproprietari, mettiamo il caso di marito e moglie, mettiamo il caso di una comunione ereditaria su un immobile dove ci sono sette eredi, uno solo ovviamente dei comproprietari avrà diritto a partecipare all'assemblea condominiale. Quindi la delega potrà essere conferita eventualmente una sola delega, non sette deleghe dai comproprietari a sette condomini differenti. Un solo partecipante potrà partecipare all'assemblea condominiale, quindi di conseguenza l'unità abitativa potrà conferire una delega praticamente sola al condomino che parteciperà all'assemblea condominiale. Bene, spero che anche questo video sia stato di tuo interesse e lasciatemi eventuali commenti nella parte, diciamo, in descrizione del video, di modo che, come di consueto, vi posso rispondere e quant'altro. Sono a disposizione per consulenze sempre che riguardano la materia condominiale. Se invece è la prima volta che impatti nel mio canale e ti interessa la materia condominiale o comunque l'esigenza di verificare alcuni aspetti critici che stanno all'interno del tuo condominio, ti invito a iscriverti al canale perché comunque con cadenza ciclica, o almeno spero, insomma, di riuscire a farcela con tutti gli impegni quotidiani di lavoro, andrò sempre a postare video e quindi contenuti che riguardano problematiche e soluzioni relative alla materia condominiale. Ti auguro una buona giornata.